E ciao a tutti signori ragazzi, io sono di parola, io sono una persona di parola. Vi avevo detto che vi avrei portato oggi il secondo pronostico della giornata. Il primo era appunto Real Madrid-Milan, lo potete vedere sotto la voce episodio precedente in descrizione. Il secondo ragazzi, da titolo e da maglietta, Feyenoord-Atletico Madrid. Lo so che ste amichevoli hanno anche un po' rotto il cazzo, però il prossimo sarà tosto, perché sarà la finale, anzi non è la finale, è proprio l'unica partita della Supercoppa Europea tra Chelsea e Villarreal. Quindi insomma ragazzi, quella sarà molto tosta. Finalmente mi sono ricordato di non dover cambiare maglietta nel mezzo del video questa volta, per fortuna. E dato che questa volta non ho veramente niente da dirvi, passerei direttamente ragazzi a PES 2021. L'avrei detto ragazzi che sarebbe stato su PES, mentre ovviamente la Supercoppa Europea, dato che c'è anche la licenza, sarà su FIFA. Queste, vi ho spoilerato un po' le formazioni che comunque andremo a leggere a partita, insomma nel prepartita, quando i giocatori scendono in campo. E quindi ragazzi, io vi chiedo subito di lasciare un like e di iscrivervi al canale se siete nuovi, perché ci tengo, voglio far uscire delle cose ragazzi, ultimamente ho dei video mentre da fare, quindi ragazzi ci tengo che siate partecipi. Tra l'altro il Feyenoord, come potete vedere, ha lo stadio con licenza, il De Kuip, chiamato così. Ed ecco qua i nuovi kit della stagione 2021-2022, che sono riuscito a scaricare tramite una pagina Twitter chiamata Best... chiamata come? Best PES Kits, mi pare. Ora, una cosa del genere. Comunque, vi ho pubblicato lo screenshot qui. E da questo, ragazzi, andiamo a leggere la formazione del Feyenoord. Marciano, Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia, Fer, Tunstra, Kosu, un impronunciabile tir sinisterra. L'impronunciabile, ragazzi, lasciamolo così. Atletico Madrid con Oblak, Versalico, Jimenez, Savic, Hermoso, De Paul, Saul, Correa, Lemar esterni, Carrasco e Suarez davanti, ragazzi. Una macchina da guerra. Noi ovviamente useremo la squadra madrilegna. Ragazzi, che bella atmosfera quando ci sono in stadio con licenza. Pallone un po' vecchiotto, ma va bene così. E iniziamo il partitozzo, signori. Allora, ragazzi, sulla carta l'Atletico Madrid dovrebbe veramente portarsela a casa tranquillamente questa partita. Però non si sa mai, non si sa mai, non si sa mai, ragazzi. Buono. Dentro. Minchia, che gol! E questo è Luis Suarez, il pistolino la sblocca. Signori, il pistolino la sblocca. Incornata veramente iperpotente. Che possenza, attenzione. De Paul che recupero. Vede Suarez. Ancora. Ancora Luis Suarez. Cambiamo esultanza questa volta. Vabbè, fa un po' cacare. È abbastanza breve, ma va bene così, ragazzi. 2-0. Bella questa apertura. Gliela ridà. Destro. 3-0 Atletico Madrid, ragazzi. E questo, e questo, e questo è Don Rodrigo De Paul, che noi conosciamo benissimo. Apertura, ragazzi, triangolazione, botta centrale, Rodrigo De Paul. E questo è uno skin perfetto per la copertina, ragazzi. Questo è uno skin perfetto per la copertina. 3-0 dopo 18 minuti e non mi sto neanche già più divertendo. Vabbè, dai, questo va fuori. No, far riuscire pallonetti a PES è effettivamente difficile. Dai, almeno ci hanno provato. Non ci hanno provato, mi stavo addormentando, ragazzi. Fer, attenzione, gol del Feyenoord. Che palla, avevo tenuto la porta inviolata fino adesso. E a tre partite avevo la porta inviolata. E niente, Tunstra rovina la festa. Vabbè, ragazzi, però diciamo che è un gol piuttosto stupido, cioè... Bella dentro, Suarez, tripletta del pistolino, 4-1 in 42 minuti. C'è del PES in questo FIFA. Tripletta di Suarez e gol di De Paul. Ok, cioè mettono la linea difensiva bassa e la marcatura stretta. Suarez stanno sotto di tre gol. L'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto.
Vabbè dai, 4-1 alla fine del primo tempo. Oh, sei sostituzione a disposizione, tra l'altro. Dai, Sapongic al posto di Suarez. Con Dogbia per Saul. Trippier per Versalico. Coche per Correa, anche se non è il suo ruolo. Manu Sanchez per Hermoso. Ho finito le sostituzioni? No. Grbic per Oblak. Tanto chi cazzo se ne frega. Cioè, voglio giocare professionista, ma se le squadre sono di questo livello, vedi a prendere i falli che non ci sono? Vedi a prendere i falli che non ci sono? Vedi a prendere i falli che non ci sono? E tra un po' l'altro fallo te lo prendi in mano nel culo. Vabbè, ne ho già presi 4. Ok, sti qua hanno alzato il pressing. Probabilmente anche un altro gol lo faranno. Non so quando. Attenzione! Tra un po' faccio il quinto con Carrasco. Ai ai ai, beh. Vieni, 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 vieni. E qua. Ma è atterrato! Ma questo è fallo da dietro. Muro, 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 muro. Muro! Oh, oh, oh. No, vabbè ragazzi, qua ha sbagliato l'ultima cosa. Palla al centro, attenzione, Linsen. Pare rimane lì un muro, ragazzi, un muro, un muro, un muro, un muro. Un cazzo. Che male lo fanno le scivolate, ragazzi, non è mai fallo. Anche qua, palla lontana. Non è mai fallo, questo è gol. Vabbè, palo. 4-1, si risolve tutto in un tempo. E mi dispiace, ragazzi, che ci sia sempre un tempo della partita dove non ci sono gol. E vabbè, il video è più corto, però insomma, purtroppo ne rimette lo spettacolo. Detto questo, ragazzi, noi ci vediamo o domani o dopodomani. Devo guardare comunque il calendario, perché ci sarà appunto l'incommensurabile finale di Supercoppa Europea. Non perdetevela. Lasciate like al video. Iscrivetevi al canale, come già detto all'inizio del tutto. Noi ci vediamo con la UEFA Super Cup. Grazie della visione, ragazzi.